sono 32 anni che mi occupo di cooperazione fra l'Italia e la Cina in campo scientifico e tecnologico. Il progetto che sono venuto a presentare oggi a Pechino è il seguito di una serie di conferenze che il governo cinese mi ha invitato a tenere in Cina, a Pechino, a Tianjin e a Chongqing nell'aprile scorso, sulla possibilità di dare vita ad un forum italo-cinese sulle esperienze scientifiche e tecnologiche dell'Italia in campo di patrimonio culturale e quindi delle nostre attività su Pompei, su Ercolano e non soltanto sulle nostre città di archeologia, ma anche sui beni culturali in generale. Tutti sanno che l'Italia è il paese con il più alto numero di riconoscimenti dell'UNESCO per quanto riguarda il patrimonio culturale dell'umanità e la Cina è seconda. Quindi questi sono i due paesi che hanno in un certo senso la responsabilità di tramandare alle future generazioni i valori che le opere culturali dei due paesi hanno realizzato nel corso dei secoli. La riunione di oggi serve appunto a creare le basi di questo accordo, sperabilmente, per dare vita a una serie di imprese in campo culturale, ma con importanti applicazioni di tipo scientifico e tecnologico. Quindi è una chiamata ai giovani talenti perché si possano interessare sia dal punto di vista della protezione e quindi della conservazione dei beni, ma anche per la loro fruizione, per la loro conoscenza, quindi con tecniche le più moderne di tipo televisivo, di tipo mediatico in generale. Quindi adesso tocca ai nostri giovani talenti di mettersi al lavoro. Con tanti auguri.